Buonasera, andiamo dunque a vedere le prime pagine dei quotidiani che troverete domani mattina in edicola. C'è un argomento centrale in apertura, uguale per tutti possiamo dire, ed è l'estremo tentativo diplomatico per arrivare ad una soluzione pacifica, l'estremo tentativo che passa per Mosca. A questo proposito è esemplare il titolo dell'Avanti, che possiamo già cominciare a inquadrare. Vediamo l'Avanti. Estremo tentativo, tutto il mondo guarda i colloqui di Mosca con l'inviato di Baghdad. Gorbaciov conferma pieno accordo con gli alleati, Londra indaga sulla denuncia di una nuova strage, un filo di speranza, dice Roberto Villetti. Gorbaciov ha ottenuto che Bush attenda l'esito della missione sovietica prima di sferrare l'attacco terrestre. La speranza che si possa evitare uno scontro con grandi perdite di vite umane sta nell'estremo tentativo condotto dal leader sovietico. La Stampa, Gorbaciov, fermate l'attacco, il presidente sovietico scrive a Bush, aspetto Tarek Aziz, datemi il tempo di convincerlo. Poi La Stampa ha in fondo pagina una notizia curiosa, c'è una RAI parallela nei bunker antigolpe mimetizzati dal 52 nelle grandi città italiane, gli impianti finora non sono mai stati utilizzati, 20 studi pronti a entrare in funzione anche in caso di guerra, una notizia che sorprenderà molti, francamente vi confesso anche chi vi parla. La Gazzetta del Mezzogiorno, ultima speranza a Mosca, Saddam denuncia un'altra strage, 130 morti. Il Manifesto, un titolo drammatico, tregua o sterminio, Gorbaciov, rinviate l'attacco di terra a Aziz questa sera a Mosca, gli Stati Uniti a rischio il volo del ministro iracheno. Il Tempo, Gorbaciov preme su Saddam e Bush accorda al Cremlino il rinvio dell'attacco di terra. Poi Il Tempo porta nel titolo anche una notizia che naturalmente è sulle prime pagine di tutti i giornali, i banditi provano un Kalashnikov, allarme rosso a Fiumicino, la notizia che oggi aveva fatto temere la possibilità di un attentato, di un attacco all'aeroporto romano, poi per fortuna non si è rivelata. La guerra per noi del TG3, possiamo staccare sulla Camera 1, ha un aspetto angosciante in più. Coperti dai bombardamenti in questi giorni molti giornali, commentatori ed esponenti politici si esercitano a ripetizione in quello che sembra ormai diventato l'esercizio polemico di moda, cioè attaccare il TG3 e Rai 3. Finché si tratta di polemiche, per quanto a nostro dire, spesso finalizzate all'annientamento di questa voce del servizio pubblico, si tratta di polemiche, naturalmente siamo sempre nel campo del diritto, ma molto spesso si tratta piuttosto di insulti professionali e umani, contro il nostro corrispondente a New York, Lucio Manisco, sul quale pende una richiesta di licenziamento da parte di un partito politico, si scaglia all'Espresso nel numero in edicola lunedì, del quale abbiamo una copia in anteprima. E più che l'Espresso è meglio dire Giorgio Bocca nella sua rubrica, ve ne leggo alcune frasi. Ogni sera alle 19 in punto, dallo scoppio della guerra, compare sugli schermi del TG3 il corrispondente da New York, Lucio Manisco, in un gessato scuro che ricorda un po' l'Al Capone della notte di San Valentino e un po' un notabile della DC partenopea quando sposa una figlia. Ha passato la giornata a spulciare sulla stampa americana tutto ciò che non va nel Golfo, alla Casa Bianca, al Pentagono, e si vede che non sta più nel suo gessato per la soddisfazione di potergliela dire agli Stati Uniti d'America. Lucio Manisco ogni sera, con una bella voce baritonale, spiega più a Bush che a noi, che lo ascoltiamo per un certo masochismo, perché e come deve perdere la guerra, dia retta a lui, Lucio Manisco, che se ne intende. E poi ogni sera i bravi giornalisti del TG3 devono dimostrarci che gli americani sono stupidi, incapaci, cattivi, economicisti e imperialisti. Giorgio Bocca, come i nostri telespettatori sanno, è uno dei padri del giornalismo democratico italiano del dopoguerra. Se adesso anche lui sente il bisogno di attaccare un professionista come Lucio Manisco, un anziano professionista da 30 anni, tra l'altro negli Stati Uniti, se anche lui sente il bisogno di scagliarsi contro il nostro telegiornale e contro la Rete 3, evidentemente stiamo avvicinandoci a un punto di non ritorno. In una inchiesta pubblicata da Italia Oggi ci sono due interessanti osservazioni che vorrei leggervi. La censura, o comunque il tentativo di instaurarla, fa parte del gioco nella cultura occidentale, dice amaramente Emanuele Severino. Essa corrisponde alla parzialità dell'informazione, la quale per definizione rispecchia sempre un punto di vista. La colpa della censura ricade sempre e solo sul censurato, afferma Massimo Cacciari, e questo per il solo fatto di subirla. L'unica protesta contro la censura sta nel continuare a fare il proprio lavoro. È quello che intendiamo fare noi.